Dolore al tallone. Cosa fare? La tallonite, cosiddetta tallonite, è una delle patologie più frequenti in ambito ortopedico, che colpisce, può colpire da sia i ragazzi, sia gli sportivi, sia gli atleti, sia le persone anziane. È una patologia molto frequente, però c'è tantissima confusione. Cerchiamo ora di spiegare, di far capire bene quali sono le patologie più importanti che riguardano il piede. Purtroppo, o ancora oggi, la prima cosa che viene fatta quando un paziente ha un dolore al piede, la prima cosa facciamo una radiografia. Dalla radiografia, nel 50% dei casi, emerge una spina calcaneare, quella che è un'immagine radiologica di un processo degenerativo artrosico del calcagno, chiamata appunto spina calcaneare. Questa spina in realtà spesso è un reperto occasionale e non è la causa del dolore. Gli ultimi studi infatti ci confermano che nel 50% dei casi si può trovare questa spina calcaneare senza avere nessun sintomo. Quindi non fa diagnosi. Quindi il primo messaggio che vogliamo dare con questo video è proprio questo: non avere, dal punto di vista radiologico, all'RX, avere una spina calcaneare non fa diagnosi. La diagnosi è sempre clinica, quindi la prima cosa da fare è affidarsi a uno specialista, in genere un ortopedico o un fisiatra. La prima cosa da fare è appunto una visita medica specialistica. Oggi parleremo delle patologie più frequenti inerenti appunto il piede. Oggi farò una piccola visita, così apposta, così in modo tale da far capire già clinicamente, questo è importante soprattutto per gli operatori del settore, sia per i medici, sia per i fisioterapisti, chi si avvicina appunto a queste patologie, capire la differenza, perché spesso andiamo a trattare alcune patologie senza aver fatto la diagnosi. Quindi, cosa più importante? La diagnosi. Quindi, la diagnosi differenziale. Allora, vediamo. Quando ho un dolore veramente da spina, quando ho veramente la spina calcaneare, c'ho una radiografia che mi dice che c'ho una spina, devo avere dolore qui, nel centro del tallone. Ok? Questo, qua parliamo di spina. Spesso, però, quasi sempre, capita di avere invece un dolore qui, nel compartimento mediano. Questa è un'altra patologia da non confondere con la spina calcaneare. Questo lo dico anche ai miei colleghi. Spesso arrivano diagnosi sbagliate allo studio, per cui il paziente non risolve delle patologie comunque importanti, perché poi camminando male per mesi, io rischio anche, oltre ad avere dolore al mio piede, rischio di rovinare il ginocchio e la schiena. Sì. Qui questo invece è un'infiammazione del tendine che si va del tibiale posteriore, per cui questo spesso è legato a un appoggio alterato del piede, per cui spesso questa patologia è molto frequente e non c'entra nulla con la spina. Okay? Come spesso possiamo avere invece un'infiammazione cosiddetta della fascia, la famosa fascite, che può essere anche a questo livello, anche a questo livello, così come può essere interessata tutta la fascia. Bene. Patologia importantissima e anche frequente è anche la metatarsalgia, che spesso viene confusa con quello che ancora si chiama fibroma di Norton. Fibroma di Norton, non neuroma. Neuroma è stato tolto, quindi si parla di fibroma quando ciò che è un evento raro a livello terzo, quarto dito delle teste metatarsali, c'è una compressione, posso avere un fibroma. Anche questa è una diagnosi clinica. Devo avere un dolore in questa zona prima di poter fare qualsiasi altro accertamento. Quindi, da come il paziente racconta la storia, importante l'anamnesi, sapere se questo dolore viene a riposo durante lo sforzo, se questo dolore arriva appena mi alzo la mattina. Tutte queste informazioni, insieme a una buona visita medica, fanno già supporre una diagnosi. Poi la diagnosi può essere confermata con una radiografia
o, nei casi necessari, anche con una risonanza. Questa è la diagnosi. Cosa fare? Quando c'è un dolore al tallone, purtroppo adesso è diventato di moda, fai pratica, effettua le onde ad urto. Assolutamente, non è così. Le onde ad urto sono delle, è un rimedio fisico, è un rimedio fisioterapico efficace, che però va saputo usare, e lo usiamo solamente se veramente siamo di fronte a una spina calcaneare. Noi nei nostri centri, nei nostri CMR, questo poi magari ne parleremo in un altro video, trattiamo tutte le patologie del piede tramite dei fibrovisori. Noi usiamo degli apparecchietti che ci permettono, in genere dopo due, massimo tre sedute, di andare a risolvere quella che può essere la problematica, se è legata alla fascia, se è legata invece al tallone, se è legata invece al tendine. Bene, associandoci, come sempre, come quasi sempre, un plantare. Quindi, in maniera molto semplice, basta effettuare poche sedute di medicina manuale e effettuare un plantare, che deve essere però un plantare personalizzato. Bisogna fare camminare il paziente tramite il computer, tramite appunto un sistema wifi in cui il paziente fa una baropotometria computerizzata in dinamica, ed effettuare un plantarino in multidensità, andando un pochino a correggere quello che potrebbe essere alla base della patologia. Io vi lascio, seguite i miei video, seguite il mio canale YouTube, Dottor Giuseppe Canonico, e ci vediamo al prossimo video.